Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi tre libri brevi sotto le 200 pagine, perfetti per chi ha poco tempo, per chi sta cercando una lettura veloce, magari poco impegnativa dal punto di vista delle pagine, ma comunque una lettura di sostanza. Questo video è interamente dedicato al Giappone, quindi i tre libri che andrò a consigliarvi oggi sono ambientati in Giappone, sono di scrittori giapponesi, però sono di generi un tantino differenti, quindi ho cercato comunque di variare un po'. Il primo libro che voglio consigliarvi è il Detective Kindaichi, di Yokomizu Seishi, è edito da Sellerio e conta 200 pagine spaccate, ma come potete vedere il formato è piccolino, quindi si leggono molto molto velocemente. Inoltre si tratta di un giallo, una storia mystery che piacerà sicuramente agli amanti di Agatha Christie, ma questa storia ha ricordato molto lo stile della Christie. Protagonista di questa storia è Un delitto a porte chiuse, un grandissimo classico. Una coppia di novelli sposi viene ritrovata infatti assassinata all'interno di una camera chiusa dall'interno. Un mistero che probabilmente soltanto il detective Kindaichi per l'appunto riuscirà a risolvere. Un personaggio alquanto bizzarro e sopra le righe, mi ha ricordato tantissimo personaggi come Sherlock Holmes o Poirot, proprio per il suo essere diverso ed eccentrico e particolarmente intelligente, quasi irritante per le altre persone. La presenza di una figura così, diciamo, autorevole, così di spicco, mi è piaciuto particolarmente perché dà personalità alla storia. L'ambientazione poi mi è piaciuta molto, non solo ci troviamo in Giappone, ma in una ricorrenza, diciamo, abbastanza tradizionale come quella del matrimonio, quindi ci sono piccoli elementi, anche se non troppo descrittivi, che ci aiutano ad entrare un po' nel periodo, nella tradizione appunto di questo evento particolare. Inoltre, non da poco, il mistero, la risoluzione di quello che è l'omicidio l'ho trovato super geniale. Nonostante io abbia letto tanti gialli, è riuscito comunque a stupirmi. È una lettura che si affronta, boh, probabilmente anche solo in un pomeriggio. Io l'ho divorato in una giornata a spezzettoni. Mi è intrigata particolarmente, quindi non posso che consigliarvelo. Il secondo titolo è invece L'anulare di Yokogawa. Edito ad Elfi, ha circa 100 pagine, quindi è un libricino veramente piccolo piccolo. Inoltre è scritto anche abbastanza grande, quindi si legge veramente in un paio d'ore. Questa è una storia affascinante, secondo me, perché è breve ma veramente intensa, riesce a trascinarti in un mondo quasi parallelo. La protagonista non ci viene mai presentata per nome, ed è lei a raccontare quello che le accade, ma lo racconta in maniera quasi impersonale. È molto particolare questo, soprattutto perché è come se fosse succube e, diciamo, vittima degli eventi. In seguito ad un incidente sul suo posto di lavoro, decide di cambiare mestiere. Si imbatte quindi in una figura molto particolare che gestisce una sorta di laboratorio. In pratica, le persone che si rivolgono al signor Deshimaru hanno qualche cosa di cui devono liberarsi, che sia un oggetto, una canzone. Vogliono letteralmente rinchiudere queste cose legate a magari ricordi particolarmente dolorosi o spiacevoli. Quindi che cosa fa questo signore? Semplicemente li rinchiude, per l'appunto, li trasforma, diciamo, in esemplari. I clienti di questo signore, liberandosi, diciamo, fisicamente di questi oggetti, è come se liberassero anche il loro animo, come se si allontanassero appunto da eventi che hanno arrecato loro particolare dolore. Una cosa alquanto bizzarra e anche abbastanza difficile, devo dire, da spiegare e da raccontarvi. Fatto sta che si parla moltissimo di come spesso oggetti materiali siano particolarmente legati appunto ai nostri sentimenti. C'è molto questo scambio fra materiale e immateriale, si parla anche di feticismo, perché il signor Deshimaru è comunque un personaggio molto bizzarro e particolare, e la nostra protagonista rimane in qualche modo molto affascinata e rapita, tant'è che appunto si lascia trascinare come se non avesse una propria volontà, e questo va pian piano ad aggravarsi, diciamo, a evolvere in qualcosa di sempre più oscuro e inquietante. La definirei una storia di appunto feticismo e possessione in un qualche modo. Molto particolare, breve e intenso. Se state cercando qualcosa che un po' vi scombussoli, questa è la lettura perfetta. L'ultimo libro che voglio consigliarvi oggi mi è stato inviato da Rizzoli ed è Un litro di lacrime di Kito Aya.
Questo libro conta 180 pagine circa, ma è molto molto scorrevole perché si tratta del diario dell'autrice. Questa è la storia vera di questa ragazza che a 14 anni inizia a manifestare dei sintomi particolari, non riesce più a camminare come si deve, inizia a barcollare. Nota ad esempio anche che quando cade non riesce a mettere le mani in avanti, quindi si ferisce continuamente. Dai 14 anni inizia quindi a tenere questo diario in cui annota bene o male quello che le accade e noi seguiamo appunto la sua trasformazione, diciamo, seguiamo la sua vita a prendere una piega del tutto inaspettata. La vediamo discostarsi molto dai suoi coetanei e questo la ferisce particolarmente. Non a caso il libro si chiama Un litro di lacrime, la protagonista piange tantissimo. Personalmente a volte l'ho trovato leggermente irritante, ma il fatto che si tratti di una storia vera fa capire quanto la malattia spesso possa veramente devastare anche una vita così giovane. E anche se ci piacerebbe pensare che nonostante la malattia le cose importanti sono, ad esempio, avere la famiglia, cercare di motivarsi, avendo un obiettivo, la realtà è che non ci sono soltanto momenti di speranza e di luce, ma ci sono tantissimi momenti bui e questa lettura lo sottolinea, secondo me è molto preziosa proprio per questo motivo, per ricordarci comunque la fragilità anche della vita, di quanto a volte magari siamo fortunati perché siamo in salute, perché possiamo condurre una vita ai nostri occhi, tra virgolette, normale. Io mi sono soffermata tantissimo a pensare su svariate cose leggendo questo libro, devo essere sincera, mi ha letteralmente stravolta. Era quasi doloroso leggere la storia di questa ragazza, inizialmente perché è appunto una storia vera, è lei che scrive. Io sono poi una persona particolarmente sensibile anche al dolore delle altre persone, alla sofferenza, quindi sono rimasta veramente colpita da questo libro e ci tengo molto a consigliarvelo perché non è esclusivamente una storia di dolore o di tristezza, è la storia comunque di una ragazza da prima adolescente, poi pian piano la seguiamo in diversi anni, che è, tra virgolette, diciamo diversa, la malattia ha cambiato la sua quotidianità, quindi noi seguiamo quella che è una vita di una persona magari non come noi. E secondo me è una testimonianza molto importante perché ci sono tante malattie incurabili, magari un po' rare, di cui non si parla. E si tende a guardare appunto dall'altra parte perché magari noi stiamo bene. Secondo me invece è sbagliato, è importante leggere anche storie di questo tipo, soprattutto quando sono tratte da un'esperienza vera. So che da questo libro è stato tratto anche un film, se non sbaglio, in Giappone ha avuto un enorme successo, molto probabilmente perché colpisce comunque anche la giovanissima età di questa ragazza, alcune riflessioni che fa, il suo porsi di fronte alle difficoltà. Inoltre, alla fine del diario di questa ragazza, di Aya, c'è anche un capitolo della dottoressa che ha seguito questa ragazza e quindi dà qualche elemento in più per conoscere meglio la malattia. Parla ovviamente anche del suo rapporto con la paziente, però ecco, ho trovato molto interessante che parlasse anche da un punto di vista un po' più medico. Sarà che io sono incuriosita dal mondo scientifico, medico, sarà che semplicemente mi ero affezionata molto a questa ragazza e quindi è stato bello, ulteriormente bello per me avere anche il punto di vista, diciamo, di un esperto. Al di là del fattore Giappone, è una storia che secondo me deve essere assolutamente affrontata. Questi erano quindi i tre titoli che volevo consigliarvi oggi. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi incuriosiscono, se li avete già letti o meno. Io spero che il video possa esservi utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!